Ecco qua. Ah, proprio con lo spartito e... Tipo Grande Fratello, insomma. Allora, stiamo a fare un pezzo di teatro indimenticabile, quindi molto io... contemporaneo. Ma io chi sono, quindi? Il signor G, Gaber, quindi. Allora, a questo punto io lascio nelle mani di Katia e Valeria. Sì. Il Grande Fratello, e reciteranno le G un pochino più alti, no, reciteranno un pezzo di un dialogo, appunto, tratto dal Grande Fratello. Okay. Prego. Quando Mara mi ha detto la camomilla potevi farla per tutti, tu hai storto il naso perché ero io a farla. Perché se era Max tu te ne saresti sbattuto le palle. In che senso? Quando io stavo facendo la camomilla, allora ero partito che volevo fare il tè. Nessuno lo voleva, solo io e Max. Allora noi facciamo il tè. Poi qualcuno ha detto, no, facciamo la camomilla. Oh, mi ascolti? Sto parlando con te. Sto ascoltando. Ascolto anche da qua io, ok? Allora ho detto, facciamo la camomilla. Bene. Per quelli che c'era lì ho buttato su un coso da 3 litri. Ho detto, va bene, butto su io. È arrivata Mara dicendo... Ma perché stiamo parlando di camomilla che a me non mi interessa? Aspetta, aspetta. Perché anche quella cosa lì te la faccio notare, perché me ne accorgo. Bene, fammela notare allora. Non te ne accorgi forse tu, è inconscia la tua reazione. Bene, fammelo notare, ma io sto parlando della crostata. Aspetta! Aspetta, perché dopo arrivo anche alla crostata. Okay. Quando Mara ha detto, bravo Giorgio, grazie, piace anche a me la camomilla. Tu hai fatto uno sguardo, Michael, che era inequivocabile. Ovvero, guarda che stronzo che non l'ha chiesto. Ma perché ero io? Perché se era un Max, un Marco, un qualsiasi altro personaggio, che non ero io, questa cosa ti scivolava, Michael. E quindi? Però solo perché c'ero lì io a farla, mi impappino. Mm-hmm. Ti hai rotto il cazzo. Ti sembra normale sta cosa qui? Quindi? Ti sembra normale? Quindi dove vuoi arrivare? La domanda è, ti sembra normale? Sì, sì. È normale che mi sembra normale. No, a me no, Michael. Ma fai quello che vuoi, che comunque... Poi le gocciole te le avrei date lo stesso, perché lo sai che a me non piacciono. No!